Ciao, Paola Albini. Grazie per ospitare Yoga con Milano. Dove siamo, Paola? Dove siamo? Dove siamo? Allora, siamo nello studio in cui Franco Albini ha operato negli ultimi 20 anni della sua carriera, dal 1960 al 1977, insomma, quando è mancato. Oggi questo studio è sia sede della Fondazione Franco Albini, perché qui è conservato tutto l'archivio che è appartenuto a mio nonno, quindi ci sono 22.000 progetti, 6.000 fotografie, modellini, libri, di cui c'è anche una biblioteca storica, anche dei libri che sono appartenuti a lui per capire da dove prendeva le ispirazioni. L'archivio è stato vincolato nel 2003 dallo Stato come patrimonio storico nazionale, e da lì nel 2007 è nata la fondazione. In questo luogo convive anche, in realtà noi siamo ospiti dello studio dell'architettura, perché poi di fatto prima che entrassimo a gamba tesa nel 2007 era solo lo studio dell'architettura, e quindi è una realtà abbastanza particolare, perché c'è sempre questo passaggio tra il passato e il presente. Di solito la fondazione si occupa di mantenere la memoria di questo. È un posto in cui c'è questa funzione, ma c'è anche uno studio di architettura che credo faccia cose nuove, insomma. Assolutamente, ma poi di fatto l'archivio, che io poi non sono architetto, vengo dal teatro come te, quindi quando sono entrata in archivio nel 2007, e quindi questo è accaduto perché sai che Albini è stato maestro di Renzo Piano, e Renzo Piano per il centenario dalla nascita di Albini gli ha dedicato questa mostra bellissima che si chiama Zero Gravity, in cui tutto volava, e io mi sono ritrovata a fare il video di questa mostra, e per la prima volta, anche per in qualche modo adempiere a una promessa che avevo fatto a un vecchio regista, che mi aveva detto: tu mi devi promettere che andrai alla ricerca delle tue radici, andrai ad approfondire questa cosa. Quindi quella mi è sembrata l'occasione giusta. E quando sono entrata in contatto con l'archivio, soprattutto leggendo le lettere che mio nonno si scambiava con tutto il gruppo dei razionalisti di cui faceva parte, mi sono ritrovata, cioè, proprio in lacrime, veramente ad avere quasi nostalgia di una Milano, che era una Milano davvero in fermento, dove si incontravano artisti, scultori, pittori, in luoghi anche particolari, anche qui, ma anche, non so, nei bar, nelle gallerie d'arte. C'era questa spinta a volere cambiare il mondo in qualche modo attraverso la propria professione, e anche a creare un linguaggio, no? Che era un linguaggio moderno, che partiva però dalla tradizione. Non so chi ho sentito, forse non voglio citare a caso, ma forse era Renzo Piano che diceva, e da lì, anche da un periodo di crisi come può essere stato il dopoguerra, in cui le risorse erano scarse, che sono venute fuori però una creatività di necessità, non so, no? Come no? E quindi il concetto del il meno è il più, no? Come no, come no? E questo, tutto quel gruppo, che poi è un gruppo con nomi straordinari, certo, che hanno fatto Milano e non solo. Ci sono un sacco di parallelismi anche, no? Quando tu prima parlavi dell'archivio, ma in realtà l'archivio è veramente una traccia storica che è continuamente viva, perché ci sono continuamente dei rimandi con la storia passata, tipo questi. In realtà il periodo non è stato tanto quello del dopoguerra, ma quello di prima della guerra, cioè dal 1930 al 1929 fino al 45, sono stati anni di fermento pazzesco, no? In cui questi architetti credevano fermamente tutti nel fascismo condannato, fino a rendersi poi conto che del grande tradimento in qualche modo del fascismo, e quindi a diventare antifascisti anche attraverso le loro opere, no? Quindi attraverso quel linguaggio scarno di pulizia, che andava contro invece la magnificenza, no? del regime. Per cui sono stati architetti ghettizzati, non gli venivano certo assegnate le opere pubbliche del regime, ma venivano ghettizzati in qualche modo a sperimentare un nuovo linguaggio attraverso gli allestimenti temporanei. Ma nonostante questo, la cosa impressionante e meravigliosa di capire
un personaggio attraverso quello che ha lasciato è stata proprio la produzione incredibile di disegni fatti quando non c'era committenza, e quindi abbiamo ritrovato, per dire, in archivio un faldone che si chiama di prospettive di mobili, che erano tutte idee messe sulla carta in un tempo in cui uno magari si poteva deprimere e dire no, chiudo i battenti, sì, no? Sì. E tutto ciò poi nel dopoguerra invece è esploso nella ricostruzione. È talmente sorprendente vedere i rimandi e gli insegnamenti silenziosi che ci sono attraverso delle opere, no? Perché io, per esempio, questo è stato un privilegio pazzesco. Io ho conosciuto mio nonno solo dopo che è morto, perché avevo 5 anni quando lui è mancato. E l'ho conosciuto da questo lascito, no? E quindi anche poi trasformando tutto ciò che lui invece aveva operato, no? Nell'ambito di design, di architettura. Io nel mio piccolo quello che sapevo fare era teatro, e quindi ho tradotto sì. quello che lui aveva lasciato in spettacoli teatrali, sì. E anche in, appunto, nella Franco Albini Academy, sì. che è un ramo della fondazione, sì. che si occupa specificatamente di formazione. Dopo ne parliamo, scusami se ti interrompo, perché questa idea del metodo Franco Albini mi incuriosisce. Abbiamo già divagato, perché già. No? Apri una porta e scopri dei mondi. Diciamo fisicamente dove siamo, perché magari qualcuno non conosce proprio il posto dov'è la Fondazione Franco Albini. Siamo in via Telesio, adesso mi metto, aspetta, in modalità balletta. Siamo in via Telesio 13. Okay. Fa parte proprio di una sorta di quadrilatero in cui poi alla fine mio nonno ha sempre operato, perché abitava in via dei Togni, che non so se sai dov'è, è una traversa di rido, ma... via San Vittore. Insegnato che quando non sai qualcosa devi annuire e sorridere. No, non lo so. È una traversa di via San Vittore, quindi è qua dietro. Poi il suo primo studio è stato, cioè ha avuto uno studio anche in via 20 Settembre, ha operato tantissimo in Triennale. Tant'è che adesso il ponte davanti alla Triennale è dedicato ci sono questi murali, c'è questo murale con tutti gli oggetti di Albini. Poi c'è lo studio che è qua, quindi è un'area di fermento architettonico. Sì, dove lui poi alla fine ha abitato e lavorato di fatto, non so se casualmente o meno, però è sempre rimasto più o meno in quest'area a lavorare. Parliamo quindi di Milano, visto che no, abbiamo capito dove siamo. Cosa c'è di Milano nelle opere di tuo nonno? Dove si vede una milanesità? Dove si esprime? Le prime opere che lui ha fatto sono state i quartieri di case popolari. Ce n'è ancora il quartiere Fabio Filzi, di Via Argonne, è uno dei più conosciuti, diciamo. Però era proprio questo pensiero di costruire, di dare dignità a tutte le persone, a tutte le classi sociali, attraverso un nuovo modo di abitare. C'è tutto uno studio di luci, un lavoro sugli spazi minimi. Quindi questo sicuramente è un segno. Un altro segno milanese forte, sì. è la metropolitana, perché Albini ha disegnato la linea 1 e la linea 2. Sai che non lo sapevo? La rossa e la verde. L'adoro. Quando ho visto che lo scorrimano, certo. quella linea curva. E sai perché finisce no. così? No. Non so se te lo posso dire. Per favore. Che poi, tra l'altro, se vedi quel dettaglio di quella poltrona? Sì. Sì. Vedi che richiama. Lui ha disegnato prima quel dettaglio per la poltrona. Sì. Poi nel 64, poi diciamo è stata inaugurata la metropolitana, ha riportato questo corrimano che finisce con questo ricciolo, un po' perché il corrimano rappresenta un filo d'Arianna che ti accompagna per mano dalla strada alla banchina, ma il fatto che quindi che finisca con questo segno perché chiude il percorso quando tu sei arrivato, ma anche c'è cioè un aspetto funzionale, perché lui è da buon razionalista, per non nella fretta o nella calca non prendere dentro i vestiti, le tasche. Nella... sì, cioè se fosse finito sì. dritto magari rischiavi di prendere sì, dentro sì. i vestiti o di strapparli, e quindi questo invece
finisce dolcemente. Però la metropolitana, pochi sanno che è stato un segno milanese che ha rappresentato, cioè ha portato la milanesità nel mondo, perché la metropolitana di New York, di San Paolo, tantissime metropolitane poi hanno preso questa sorta di prototipo, stile, di stile, e l'hanno poi adottato per le metropolitane all'estero. Perché è stata una rivoluzione anche, no? Nel senso che all'inizio anche l'orientamento era difficile, tu arrivavi in una stazione, vedevi il nome, c'era il nome solo in un punto e poi dovevi sperare di sapere dove era, no? Quindi sì, anche questo tema della segnaletica continua, il nome ripetuto, sì, questa cosa di accompagnare attraverso il corrimano il pavimento a bolli, sì, che è stato un pavimento poi adottato per, insomma, ci sarebbero tante cose, sì, però diciamo sono solo tutte cose che automatiche adesso per noi, no? Date per scontato, ma qualcuno le ha ideate, assolutamente. C'era anche un senso di identità forte nella metropolitana, tutte le stazioni erano uguali perché era una sorta di senso di riconoscimento, di appartenenza, per cui il conoscere anche le ragioni, sì, e la storia è qualcosa che stimola anche un senso di appartenenza, sì, e quindi di cura, ma se non conosci non, verissimo, puoi affezionarti, è vero, ecco, è vero. Ogni volta che vedrò il ricciolo della metropolitana mi accarezzerò. Esatto, un pezzettino è anche mio. Se ti chiedessi quali sono i tuoi posti del cuore, quali sono dei posti che raccontano Milano, cosa ti viene in mente? Beh, la prima cosa è il Piccolo Teatro. Quali sono dei luoghi che raccontano Milano? Beh, ce ne sono tanti. Ce ne sono tantissimi, vabbè, grandi classici, il Naviglio, cioè poi posti che per me hanno, sì, rappresentato anche dei punti di incontro e quindi dei ricordi, ma anche banalmente appunto il Teatro Filodrammatici, rimaniamo sempre lì, no? Comunque anche questi luoghi piccoli che invece hanno, poi prima citavamo il Gerolamo, quindi teatralmente ci sono queste chicche, uh-huh, il Vicolo delle Lavandaie è un posto, uh-huh, che io amo profondamente. Lo sai che parte del Vicolo delle Lavandaie entra nella Fondazione Arnaldo Pomodoro? Ah sì? Sì. Tu mi hai spoilerato. Hai spoilerato. Il Vicolo, e adesso io ti spoilerò il Vicolo delle Lavandaie, che sembra finisca lì, però va avanti. Ci sono altri 30 metri dentro la Fondazione Arnaldo Pomodoro. No, sì? Ma veramente non lo sapevo. Uno pari. Un posto del cuore, che, sì, è diventato del cuore adesso per me, perché, sì, ci abito ormai da 8 anni, è il Cutiotto, che quartiere, era il quartiere Cutiotto, uh-huh, in particolare il Monte Stella e il Giardino dei Giusti, uh-huh, che trovo che sia meraviglioso, dove infatti vorrei fare degli spettacoli teatrali perché c'è un anfiteatrino, sì, carinissimo, sì, sì. È un luogo molto interessante anche dal punto di vista architettonico, perché di fatto mio nonno anche ha partecipato dopo la guerra, uh-huh, hanno chiamato questi architetti che hanno detto: invece di fare una mostra temporanea, perché non prendiamo un quartiere della città e ci lavoriamo, mm-hmm, in modo tale da far vedere la nuova architettura? Quindi ci sono anche architetture interessanti, mm-hmm, di De Carlo, ci sono delle case di De Carlo bellissime, mm-hmm, è un posto interessante. Bene. Ce ne sono tanti altri. Beh, ne hai detti tanti e belli. Volevo farti un'ultima domanda. Ero curiosa di quello che tu, decidendo, magari non ti è mai venuto in mente di fare l'architetto, ma quindi di andare, di assecondare magari, o forse sì, non lo so, magari sei un architetto mancato, no. Una tua passione, però con questa eredità, cosa hai messo quindi dentro il tuo modo di esprimerti, in questo metodo Franco Alvini, cosa c'è? Credo che sia stata proprio il rendermi conto di avere un'eredità spirituale dentro questo metodo, che io sempre per 10 anni, finché ho lavorato in fondazione, era sempre un metodo visto e tramandato dal punto di vista professionale, fino a che in realtà non ho scoperto che questa roba qua, cioè traducendo il suo metodo di operare in questi 5 principi, che sono scomporre, cercare l'essenza, ricomporre in forma nuova, verificare e agire con responsabilità sociale, mm-hmm, quando li ho sentiti pronunciare da mio padre in 5 parole, mm-hmm,
ho detto, Madonna, ma questa roba qua è una cosa invece che Si può è, no, applicare. ma a qualunque ambito e soprattutto a una consapevolezza, è un lavoro anche di consapevolezza individuale, di gruppo e può avere un impatto davvero perché ti dà un cammino. E quindi io ho, come dicevo prima, ho veramente tradotto quello che mio nonno mi ha lasciato con il mio modo, che è il teatro ed è quest'idea poi insieme ad altri, quindi in co-creazione di avere messo insieme un gruppo di professionisti interdisciplinari e portare adesso il metodo e veramente capire quanto può essere utile agli altri. La mia responsabilità sociale si è tradotta nel portare il metodo non solo agli architetti o ai designer, ma anche al pubblico, cioè al pubblico, alle persone in genere. Bello. Bene, concludiamo qui dalla Fondazione Franco Albini. Forse una parola che sintetizza tutto è rigore, ma nella sua accezione più alta, no? Il rigore come sintesi, come pulizia, come etica. Più che rigore forse lo è, senz'altro, ma ho scoperto anche che in realtà c'era un rigore e una poesia che andavano sempre insieme. Il rigore del Quindi ricciolo, allora. forse il Il rigore rigore del del ricciolo ricciolo, mi cioè piace, il sì. rigore di qualcosa però che è morbido. Più che o la leggerezza. Leggerezza che contiene tanti significati perché è sempre appunto l'idea di essere rigorosi, ma elevarsi sempre e usare aria e luce come materiale da costruzione generale. Bene, grazie. E adesso Grazie a te, Silvia. facciamo un po' di yoga nelle orecchie queste idee, queste parole di leggerezza, di rigore, di riccioli. Di ricciolo. Ciao. Ciao.